Adesso tornano sul ghiaccio Alessio Aurelio e Andrea Vatturi, vice campioni italiani per quanto riguarda la danza. Sono stati 18esimi ai passati europei e 24esimi agli scorsi mondiali. E abbiamo detto del nono posto a Skate Canada e poi quello nella Russia Cup di quest'anno, Russia Cup che si è tenuta a San Pietroburgo, proprio nella città che ha dato i natali al grande Eugenij Plushenko. Alessio e Andrea pattinano sulle note di My Immortal degli Evanescence. Un grande applauso per Alessio e Andrea e per la loro interpretazione romantica e appassionata. Questi ragazzi meritano un grande applauso anche perché, malgrado il ritorno di Barbara Fusarfoli e Maurizio Margaglio, che di fatto ha chiuso per loro porte importanti, non si sono persi d'animo, ma hanno continuato ad impegnarsi. Sono convinto che, grazie all'aiuto anche di Muriel Zazui, riusciranno a crescere e negli anni a venire potranno essere davvero un patrimonio importante per la danza italiana che ormai da decenni e all'avanguardia mondiale. Adesso tornerà sul ghiaccio anche Valentina Marchei, con la sua solita grande presenza scenica e il suo entusiasmo trascinante. Nel 2004 Valentina è stata quindicesima agli europei, mentre l'anno scorso purtroppo ha accusato un po' la pressione in occasione della rassegna continentale di Torino e non è riuscita ad esprimersi al pieno del suo potenziale. Comunque io sono sicuro che grazie al lavoro della sua allenatrice Cristina Mauri e della coreografa Raffaella Cazzaniga, Valentina saprà giocarsi tutte le carte disponibili per guadagnare quel posto per le prossime Olimpiadi che senz'altro si merita e per cui sta lavorando da davvero tanti anni. Godiamoci Valentina Marchei e la sua seconda esibizione. In questo caso potrete notare come è cambiato il costume di scena di Valentina.